Sono entrata. Allora è entrato anche il nostro pubblico e vediamo. Insomma, dicevo che praticamente la necessità della rete per tutti noi, a cominciare dalla didattica a distanza nelle università, per esempio, a cui stiamo lavorando, e comunque ormai la rete, i dati che noi forniamo alla rete, non solo ai social network, ma anche con tutte le operazioni che facciamo, connettendoci agli acquisti in rete, alle consegne in rete, quindi offriamo i nostri dati, diciamo, praticamente arricchiamo la rete e soprattutto le high-tech companies di tutti i nostri dati possibili e immaginabili. Ora è chiaro che il consenso informato non ci basta più, perché questi dati nostri hanno comunque un valore economico, ma soprattutto la concentrazione di dati in possesso, soprattutto delle big tech, possono arrivare a delle violazioni dei nostri diritti. E questo è una preoccupazione che molti di noi non si pongono, ma di cui abbiamo visto però evidenti risultati, sia per la formazione delle opinioni, le fake news, ma anche attraverso tutto quello che leggiamo sui social. E poi anche, diciamo, violazioni di quelle che è la nostra vita intima. I nostri dati vengono utilizzati per le campagne di marketing, quindi arrivano sulla nostra posta, anche sulla nostra posta professionale, pubblicità di tutti i tipi, offerte di tutti i tipi. Tutto questo crea grande, per chi se ne occupa, una grande preoccupazione. Allora, l'Unione Europea, che ha introdotto dapprima nel secolo scorso la necessità che ogni Stato dell'Unione si dotasse di un'autorità indipendente, garante della privacy e quindi della tutela, non privacy come si intende in senso ampio, ma soprattutto della tutela dei dati personali, ha visto la necessità che fossero create in ogni paese degli Stati membri un'autorità garante dei dati personali. Questa attività di queste autorità indipendenti viene poi coordinata lato senso al centro dell'Unione Europea e comunque viene anche, diciamo, sono oggetto anche di un corpus giuridico o normativo che poi gli Stati membri devono attuare o regolare. È di poco tempo fa una General Data Protection Regulation, cioè un regolamento sulla protezione dei dati, a garanzia della protezione dei dati, che è estremamente interessante, sembra offrire qualcosa di più del consenso informato che dobbiamo dare ogni volta che ci entriamo in Google e per fare una ricerca dobbiamo accettare, anche se nessuno legge poi che cosa dobbiamo accettare, o in qualsiasi altro sito. Però è una regolazione molto complessa e oggi abbiamo degli esperti di eccezione per vedere se questa normativa, questa Digital Act poi anche, riesce a tutelare quella che è la nostra preoccupazione, quindi la protezione dei nostri dati personali, che non vengano usati indiscriminatamente accumulati o utilizzati a scopi che costituiscono una violazione dei nostri diritti. Io non sono granché competente in questa materia perché nel nostro gruppo di ricerca chi si è sempre occupato di questa materia è il mio collega Marco Orofino, che ha una grande esperienza perché ha scritto su questo tema variamente. E quindi con Marco abbiamo organizzato questo webinar. Interessante per tutti. Non parlate difficile perché devo capire anche io. E Marco ha invitato anche l'ingegner Giuseppe D'Acquisto, che è un dirigente del Garante per la protezione dei dati personali, grande esperto della materia, che è un ingegnere informatico, ma che praticamente è anche un
giurista diventato a furia di interpretare anche tutta la normativa sui dati personali. E poi il collega Antonio Iannuzzi dell'Università di Roma 3, che anche lui è un appassionato di questa materia e che è grande esperto. Quindi Marco, ti do la parola, dirigi e coordina. Grazie per aver organizzato questa bella occasione di incontro. Allora, io ringrazio la professoressa Bilancia per l'opportunità di organizzare insieme questo seminario nell'ambito del ciclo di seminari del Centro Studi sul federalismo e quando mi ha proposto questa iniziativa e ho immaginato un titolo, ho scelto un titolo un po' pomposo che è la governance europea dei dati, facendo riferimento a una proposta di regolamento che l'Unione Europea ha iniziato recentemente a discutere, una proposta di regolamento che ha in realtà un oggetto molto più limitato rispetto al titolo che la medesima porta, e tuttavia il titolo di questa proposta mi è sembrato utile per il nostro seminario per poter andare anche oltre la proposta e ragionare insieme a due esperti davvero d'eccezione della strategia digitale che la Commissione Europea ha messo in campo. Partendo dal GDPR, per tentare di guardare oltre, di andare oltre un regolamento che è stato approvato in tempi ancora recenti e da qualche anno che è entrato pienamente in vigore e ha avuto piena esecuzione negli stati membri, ma già dimostra la necessità di guardare oltre, di guardare a un futuro che diventa ogni giorno più complesso e che richiede ogni giorno degli aggiustamenti alle norme in materia di protezione dati personali e in materia di dati, anche non necessariamente personali. E per questo ho immaginato di invitare due amici, due colleghi che conosco da entrambi da molti anni, soprattutto per la loro capacità, come diceva la professoressa Bilancia, di parlare in modo semplice e di avere un approccio multidisciplinare, ciascuno partendo dal suo profilo, naturalmente quello giuridico del collega Iannuzzi e quello tecnologico del collega D'Acquisto, ma sapendo fondere insieme argomentazioni diverse e ciascuno portando le sue conoscenze senza la presunzione di fare discorsi che rimangono solamente all'interno di una disciplina. Quindi, l'obiettivo di questo seminario che abbiamo organizzato insieme è proprio quello di promuovere un dialogo interdisciplinare. Per me mi sono ritagliato una parte, più ridotta, che sarà il commento della proposta di regolamento per le parti che non saranno toccate dai primi due relatori, anche per dimostrarvi un fatto, cioè che anche in un momento che tutti riteniamo di crisi, per il processo di integrazione europea, in realtà questa crisi è più a livello politico, perché a livello di normative, di proposte, il processo di integrazione e di dibattito avanza sulle tematiche più di frontiera, come appunto la tematica della disciplina della governance europea dei dati. Allora, ci siamo organizzati per prevedere dapprima l'intervento dell'ingegner D'Acquisto che ha già presentato la professoressa Bilancia e io vorrei solo aggiungere alla presentazione già operata il profilo internazionale dell'ingegner D'Acquisto perché oltre ad essere un dirigente dell'autorità garante della protezione dati, egli è anche delegato per l'Italia presso svariati gruppi di lavoro che trattano le questioni tecnologiche ed è stato relatore di questi gruppi di lavoro, soprattutto nei pareri sul cloud computing e sulle tecniche di anonimizzazione, esperto ancora designato della Commissione europea, oltre che, come già stato ricordato, autore di articoli scientifici e libri su argomenti di carattere tecnico-normativo. Ecco, questo è veramente un punto di particolare forza dell'amico Giuseppe, che credo potrete tutti quanti apprezzare nella sua relazione. Quindi a lui che do la parola, ringraziandolo moltissimo per aver accettato.
Grazie Marco per le parole così gentili e ringrazio anche la professoressa Bilancia per l'invito. Tu dicevi, Marco, che il titolo di questa conferenza è pomposo, la governance europea dei dati. Io credo che sia invece un titolo azzeccato e ritengo che, diciamo, chieda a noi relatori di soffermarci su due specificità. La prima è se regolamentare i dati sia cosa diversa rispetto a regolamentare altri settori industriali o altri fattori della produzione. Quindi se ci sia una specificità tematica legata alla disciplina dei dati. La seconda specificità è se regolare i dati, disciplinare i dati dall'Europa o in Europa sia diverso rispetto a farlo negli Stati Uniti o in altre aree geografiche del mondo. E in effetti io credo che queste due specificità esistano, sussistano. È vero che disciplinare i dati è diverso rispetto a disciplinare altri settori produttivi ed è vero che farlo dall'Europa è cosa diversa. Quindi mi vorrei soffermare nel mio intervento su queste due specificità. Allora, intanto parliamo di dati. I dati sono un fattore della produzione, diciamo come tanti altri fattori della produzione. Però, diciamo, hanno una natura diversa dagli altri fattori. Intanto non sono oggetti fisici, non c'è una fisicità del dato. E non c'è nemmeno un problema di contendibilità dei mercati, un tema, diciamo, ricorrente nella regolazione. Non ci sono particolari barriere d'ingresso, non ci sono quelle che si chiamano essential facilities, cioè non c'è il problema dell'ultimo miglio con i dati. I dati sono tutto sommato facilmente replicabili. Non ci sono dei monopoli nell'accesso ai dati e i dati stessi non sono delle facilities non replicabili, diciamo sono mediamente facili da raccogliere, facili da trattare, da memorizzare, da trasmettere e da riprodurre. Quindi diciamo possiamo dire che non ci sono dei veri e propri monopoli di accesso ai dati. Tuttavia succede questo, che accedere a certi tipi di dati determina dei monopoli, cioè se uno ha un dato è privilegiato rispetto a chi non ha questo dato. E in particolare succede una cosa che è propria del settore dei dati, che chi arriva per primo, determina le regole. Diciamo, i dati funzionano così, per una questione che si chiama effetto di rete, cioè quanti più dati un soggetto ha, tanto più quel soggetto diventa trattore di nuovi dati. Quindi diciamo, non c'è un monopolio nell'accesso, ma chi ha il dato si crea un suo monopolio. E diciamo, la condizione che vive il secondo arrivato è una condizione difficile, perché appunto per via di questo effetto rete che ingigantisce i gap, tu puoi pure dare al secondo arrivato gli stessi fattori della produzione del primo. Ma per il fatto di essere arrivato secondo, lui non ti potrà eguagliare mai, cioè c'è un divario che nel tempo può solo crescere. Questa è la ragione per cui nel settore dei dati si creano quei monopoli verticali a cui faceva riferimento la professoressa Bilancia, cioè abbiamo dei grandi player. Il settore dei dati è costituito da giganti. Per il fatto che chi parte prima accumula più dati e, diciamo, beneficia di una posizione dominante che è difficilmente scalfibile. Sotto gli occhi di tutti che abbiamo un solo soggetto di fatto che utilizza i dati per distribuire beni, si chiama Amazon. Abbiamo un solo soggetto che tratta i dati per fornirci il servizio di motore di ricerca, e si chiama Google. Abbiamo un soggetto che ha un potere dominante nel settore dei sistemi operativi, si chiama Microsoft. Sì, è vero che ce ne sono altri, però insomma lui sicuramente ha un potere dominante rispetto agli altri. E abbiamo di fatto un solo provider di servizi social, che si chiama Facebook, ma sotto Facebook si chiama anche Instagram e si chiama anche WhatsApp. Ora, qui c'è una specificità tematica, cioè questo tipo di dinamiche è proprio del settore dei dati. E per questo tipo di gigantismi, per questo tipo, diciamo, di concentrazione di dati, che poi diventano anche concentrazione di potere di mercato, difficilmente si applicano i rimedi regolatori tradizionali che si applicano ad altri settori della produzione. Cioè, per i dati
facciamo fatica a individuare quelle condizioni cosiddette FRAND, fair, reasonable e non discriminatory, che si applicano per l'accesso a un doppino, per l'accesso a un gasdotto, cioè per un bene che non è facilmente replicabile e che è nella disponibilità di un solo soggetto. Così come facciamo fatica a parlare di unbundling, cioè di spacchettamento dei servizi in mattoncini elementari che poi possono essere eventualmente venduti a altri soggetti con licenza, per esempio, in modo tale da consentire a questi soggetti di configurare delle loro offerte alternative a quelle degli incumbent. Cioè l'unbundling che si applica nel settore telefonico per i dati non si applica. Né si applica facilmente quella che si chiama separazione funzionale, cioè noi abbiamo un soggetto che viene suddiviso in divisioni e rispetto al mondo queste divisioni agiscono indipendentemente dal fatto che operano sotto il cappello di un operatore, di un soggetto economico o meno, quindi diciamo offrono i loro servizi all'interno così come all'esterno. I dati si oppongono a questo schema regolatorio, diciamo ci si è provato a risolvere alcune controversie di mercato con questo tipo di schema, ma a mio giudizio, diciamo, ma è un giudizio che tutto sommato si basa sull'oggettività dei risultati, non ci si è riusciti, cioè con scarso successo. Molte iniziative della Commissione europea che erano volte a ipotizzare una possibile separazione funzionale di questi giganti, diciamo, in fondo non hanno sortito l'effetto desiderato. Ora, questo è il quadro, diciamo, macro. Vediamo adesso la specificità geografica. Come ci appare dall'Europa, diciamo, questo mercato dei dati che si costruisce su effetti di rete? Ci appare come un mercato di soggetti molto grandi, molto più grandi di quelli che sappiamo creare in Europa. Se guardiamo le imprese europee al confronto con quelle americane, così come presto con quelle cinesi, di qualsiasi settore si occupino queste imprese europee, per non parlare di quelle italiane, sono imprese molto piccole. Quindi diciamo, noi soffriamo un problema dimensionale. Quindi diciamo, la prospettiva europea nella governance dei dati deve tenere conto di questo aspetto dimensionale, che non è irrilevante, è importante. E deve tenere anche conto di un aspetto economico, diciamo, che è importante nel, diciamo, obiettivo di individuare delle regole per questo mercato e possibilmente di individuare delle regole che valgono oltre i confini europei. E l'aspetto economico importante da considerare è che viviamo in un regime di costi tecnologici fortemente decrescenti nel tempo, cioè ogni 2 anni i costi per trattare, processare, memorizzare, trasmettere i dati, praticamente ogni 2 anni si dimezzano. Quindi qual è l'effetto, diciamo, macro di questa osservazione? Che oltre alla creazione di giganti, questi giganti nel settore dei dati tendono a delocalizzarsi, perché trattare un dato localmente costa quanto trattarlo in via remota, quindi diciamo trattarlo in Europa costa pressappoco quanto trattarlo fuori dall'Europa, negli Stati Uniti o sempre più frequentemente in Asia, e dunque questi giganti tendono ad aumentarsi rispetto ad allontanarsi rispetto al territorio europeo. Quindi diciamo noi è come se avessimo una nave che dal porto se ne va, diciamo noi assistiamo a questo fenomeno di ingrandimento dei soggetti, di allontanamento dei soggetti, allontanamento fisico. E assistiamo anche a un altro, ahimè, fattore, che è quello dell'attrazione degli skill, cioè questi soggetti nel tempo attirano gli skill più spiccati, quindi, diciamo, sono soggetti che attirano i migliori ingegneri, attirano i migliori avvocati, sono decisamente molto bravi. Ed è un fenomeno progressivo, cioè non è un fenomeno che si arresta. Indietro rispetto a questa tendenza di costi, a questa tendenza di aggregazione, diciamo, non si torna. Allora, che cosa può fare l'Europa? E qui vediamo la specificità geografica del problema della governance dei dati. Quando, insomma, vede una nave al porto che va via, diciamo, non può ignorare il fenomeno, perché la dimensione europea, diciamo, non ci consente, ancora per fortuna, di ignorare questo fenomeno. L'Europa è un soggetto di
più di 500 milioni di abitanti, un soggetto che ancora è un generatore di ricchezza, perché insomma i paesi europei nel ranking del PIL mondiale continuano a essere paesi ricchi, quindi diciamo non può subire interamente questo fenomeno di gigantismo e di deriva. Allora, che cosa può fare? Che ruolo può giocare l'Europa in questo quadro? Allora, a mio giudizio l'Europa può giocare un duplice ruolo, cioè da una parte è consapevole del fatto che produce dati. L'Europa è un soggetto che produce dati, produce anche dati di buona qualità, perché mediamente i paesi europei sono paesi, diciamo, dove c'è una buona scolarizzazione, un buon livello di istruzione, quindi sono dati tutto sommato prodotti da soggetti di qualità. Sono dati prodotti su un ampio paniere di un ampio ventaglio di fenomeni, ma più che la questione di generazione dei dati, quello che interessa al mondo, guardando l'Europa, è che l'Europa è un grande produttore di regole, è un produttore di buone regole. Per esempio il GDPR, che citava la professoressa Bilancia, è un'ottima regola a livello globale, cioè ha una sua valenza extraterritoriale e non ce l'ha soltanto perché l'articolo 3 del regolamento generale dice che la regola si applica anche al di fuori dei confini dell'Unione Europea, ma ce l'ha per autorevolezza, cioè perché in effetti non c'è nel mondo regola più completa per i trattamenti dei dati personali di quella europea. Quindi, a parte le scaramucce iniziali degli emendamenti in fase di negoziazione, che sono stati tanti, perché insomma il GDPR ha avuto più di 3.000 emendamenti, direi che dall'entrata in vigore del regolamento tutti i soggetti, tutti i player globali che citavo prima, si sono detti d'accordo e hanno aderito convintamente, non diciamo di facciata, non solamente apparentemente, ma convintamente al regolamento generale. Quindi da questo punto di vista io credo che questo sia l'asset che l'Europa può, diciamo, mostrare al mondo, la sua capacità di disciplinare i fenomeni. Ora, se questa è, diciamo, la premessa e se vogliamo fare un passo in più rispetto all'esistente, quindi diciamo ragionare de iure condendo, perché i testi che voi citavate, anche tu Marco, sono testi insomma che sono in fase di draft ancora, quindi sono sicuramente destinati a cambiare nel tempo, diciamo, possiamo immaginare, possiamo chiederci, è lecito chiedersi che forma avranno queste regole, diciamo, che andranno oltre il regolamento generale. E qui, diciamo, la risposta che io do è che assomiglieranno molto alle regole che disciplinano la protezione dei dati personali. Saranno regole mutuate fortemente nello spirito. Poi Antonio parlerà forse più in dettaglio del Data Governance Act e, diciamo, anticipo due parole di quello che forse dirà lui. Insomma, è una regola che si sovrappone moltissimo rispetto al regolamento generale. Ora, qual è lo spirito del regolamento generale? Perché dal regolamento generale possono essere mutuate regole nuove? Allora, io penso che sia una governance che non si basa sul criterio di accesso ai dati. Perché abbiamo detto che il criterio di accesso non si applica ai dati, si può applicare ad altri fattori della produzione, a fattori non replicabili che richiedono una disciplina sull'accesso. L'accesso al doppino, l'accesso a un pipeline, l'accesso alla pista di atterraggio di un aeroporto. Lì c'è un monopolio su quel asset e dunque si deve disciplinare l'accesso. No, saranno regole che si basano su due pilastri della protezione dei dati personali, che sono il controllo, che è diverso dall'accesso, è quella che si chiama responsabilizzazione o, come si dice oggi, accountability. Cioè, diciamo, i due pilastri cosa vogliono dire? Vogliono dire che il dato lo genera la persona e tutto sommato è giusto che la persona abbia l'ultima parola sull'utilizzo del dato, e questo è quello che si chiama controllo, che diciamo può essere esercitato in molti modi, attraverso il consenso informato a cui si faceva riferimento, ma anche attraverso una serie di basi giuridiche alternative al consenso che il regolamento generale offre. E il secondo è quello della responsabilizzazione del titolare, cioè del soggetto che tratta i dati. Cioè, quando il dato esce dal dominio dell'interessato, in una forma che, insomma, tra quelle consentite dal regolamento, tra queste il consenso, ma anche una legge, anche un contratto, ecco, queste sono le basi giuridiche per il trattamento dei dati, ed entra
nell'orbita del titolare e il titolare lo deve utilizzare responsabilmente. Diciamo, si deve attenere a una serie di prescrizioni che sono i principi della protezione dei dati personali. Ora, perché io dico che le nuove regole saranno fortemente, diciamo, intrise dello spirito della protezione dei dati personali? Ma per due ragioni. Uno, perché, diciamo, è nelle cose. Diciamo, se noi guardiamo al modo in cui i servizi nuovi verranno offerti, questi servizi nuovi saranno servizi che, diciamo, si alimentano i dati personali, cioè i servizi nuovi, questi servizi di intelligenza artificiale, di big data, di blockchain, sono servizi che sono per la collettività, ma che si basano su dati prodotti dalla collettività. Cioè, in altri termini, per offrire un servizio a me, il provider deve osservarmi, deve osservare anche altre persone simili a me, e sulla base di previsioni, desunto dall'osservazione congiunta dei miei comportamenti, dei comportamenti degli altri, mi ritorna un servizio che è personalizzato e che verosimilmente mi soddisferà meglio di un servizio che non si avvale di questa profilazione. Quindi, diciamo, è nelle cose che, siccome tutti questi servizi saranno sempre più personalizzati e sempre più basati sull'osservazione delle persone, beh, diciamo, le regole che disciplineranno questi servizi e l'utilizzo dei dati saranno basate sui cardini della protezione dei dati personali. E la seconda ragione, nei fatti, che mi porta a dire che queste regole saranno molto simili a quelle che oggi troviamo nel GDPR, è che di fatto i regolatori utilizzano già sempre di più strumenti data protection per dirimere le controversie del mercato. Se guardiamo all'azione dei regolatori negli ultimi due anni, ci abbiamo l'esempio del Bundeskartellamt tedesco, l'esempio dell'antitrust tedesca che interviene per dirimere una questione legata a una posizione dominante nel mercato dei social detenuta da Facebook, come attraverso delle prescrizioni desunte, ma non desunte ispirate, desunte alla lettera dal regolamento generale, cioè lo strumento che scardina la posizione dominante di Facebook nel mercato dei social, quindi del mescolamento dei dati raccolti nei profili, che cosa è? È il consenso, esattamente il consenso, ai sensi del regolamento generale. Altro intervento, diciamo, in cui la data protection è stato un attrattore rispetto ad altre forme di regolazione più tradizionale, è quello, l'esempio dei regolatori di mercato francese e tedesco, che hanno prodotto un report nel 2019 su che cosa? Su un aspetto disciplinato dal GDPR, l'articolo 20, cioè la data portability. Ecco, la data portability è un elemento disciplinato nel regolamento generale, ma che diventa un direttore di orchestra, diciamo, nel passaggio dei dati nell'economia digitale. Giovanni Buttarelli, in una delle ultime sue idee, prima che, ahimè, ci lasciasse lo scorso anno, aveva ipotizzato la creazione di una clearing house tra regolatori europei, cioè un luogo all'interno del quale i regolatori europei si confrontassero per scambiare le loro esperienze sul modo di disciplinare i loro settori. Ma l'iniziativa che nasce dal mondo data protection, così come un'iniziativa congiunta, ma che è fortemente ispirata da spirito data protection, l'iniziativa dei tre regolatori italiani, l'AGCOM, la GCM e il Garante della Privacy, che l'anno scorso hanno pubblicato un report congiunto sui big data. Quindi, diciamo, vedete, nel disciplinare i dati un po' si perde la verticalità, diciamo, del regolatore, e in qualche modo è promossa dai regolatori stessi un approccio più multidisciplinare, ecco, diciamo, multidisciplinare, ma fortemente ispirato dai principi della protezione dei dati personali. Questa credo sia la scommessa che l'Europa fa, una scommessa globale, la fa al mondo, cioè dice al mondo: noi siamo in grado di individuare le regole che disciplineranno, forse anche su scala globale, i trattamenti di dati personali. Non abbiamo molti altri asset da esportare, abbiamo sì quei dati, ma insomma in proporzione alla popolazione, stiamo parlando di dati del 10% della popolazione mondiale.
con questo spirito, secondo me, sono state varate queste iniziative da parte della Commissione europea, quindi il Digital Governance Act, il Digital Services Act, il Digital Markets Act, questo pacchetto, diciamo, questa triade di draft che dovrebbe disciplinare l'economia digitale, ma io ci darei anche altri strumenti che sono, insomma, in fase più avanzata, forse persino addirittura d'arrivo. Abbiamo il regolamento di privacy. Il regolamento di privacy, nel mese di aprile, diciamo, le fonti europee con cui sono in contatto ci dicono che dovrebbe cominciare il trilogo, cioè dovrebbe arrivare l'ultimo miglio che finalmente porterà all'approvazione dell'e-privacy. L'e-privacy è uno strumento di disciplina dei mercati digitali, nel settore specifico delle comunicazioni elettroniche, però vedremo, insomma, ne parlerò a brevissimo, beh, diciamo, da spunti per leggere anche questi altri strumenti. E un altro strumento interessante è la direttiva copyright. La direttiva copyright è uno strumento che protegge un diritto, ma disciplina la condotta delle piattaforme, perché nel proteggere il diritto le piattaforme hanno una certa condotta, insomma, che è più attiva di quanto non fosse in passato, e per certi versi confligge con i principi della protezione dei dati personali, per cui diventa anche la questione copyright una questione data protection. Allora, diciamo, l'oggi per certo è costituito dal GDPR. Il domani possiamo, insomma, avanzare delle ipotesi. E come ci arriviamo? Ecco, diciamo, come possiamo arrivare alle regole del domani partendo dall'oggi? Io penso con un approccio più che positivo o negativo, cioè cominciando a scartare quelle che potrebbero essere le ipotesi meno rilevanti o meno funzionanti. Allora, se la mettiamo in termini puramente regolatori, non sembri, diciamo, provocatoria l'idea che una ipotesi da considerare è non fare nulla, cioè lasciare che le tecnologie trovino la loro strada. È un'ipotesi di lavoro, ecco, diciamo, non infrequente. Il regolatore interviene per migliorare il welfare complessivo. Ecco, se la regola non migliora il welfare complessivo, la migliore opzione da considerare è quella di non regolare. Quindi, diciamo, è proprio un'ipotesi di lavoro quella di pensare che le tecnologie potrebbero trovare una autodisciplina che vada oltre queste regole, insomma, alle quali stiamo pensando e delle quali parliamo. Io penso che non sia una idea, diciamo, brillante quella di ipotizzare una totale deregolamentazione delle tecnologie e dell'uso dei dati da parte di queste tecnologie. Proprio nel beneficio delle tecnologie, perché se noi guardiamo la storia dello sviluppo tecnologico dell'ultimo secolo, insomma, le nuove tecnologie non sono così nuove, cioè sono tecnologie che hanno ormai alcuni decenni. I periodi di massima crescita non sono stati periodi deregolamentati, sono stati periodi più disciplinati. Cioè, diciamo, la parte deregolamentata è la parte del brainstorming, la parte in cui, diciamo, si lanciano le idee, ma non è la parte di storia in cui si ha il maggiore sviluppo. Il maggiore sviluppo si ha quando si passa dalla fase di brainstorming all'idea di servizio universale. La telefonia, per fare un esempio, una nuova tecnologia di un secolo fa, diciamo, nasce come tecnologia deregolamentata. Che cosa produce nei primi decenni, non nei primi anni, nei primi decenni della sua storia? Produce delle isole tecnologiche che non parlano tra di loro. Ognuno ha la sua tecnologia, ognuno, diciamo, offre il servizio nella sua limitata area geografica. Quando la telefonia, che, diciamo, è l'archetipo delle tecnologie, diventa volano di sviluppo economico, quando si trovano delle regole condivise, quando gli stati insieme, dopo la Seconda Guerra Mondiale, decidono quali sono gli standard che governano l'interoperabilità di queste isole tecnologiche. Da quel momento in poi parte lo sviluppo, partono gli investimenti e le regole si consolidano. Questa è la cosa interessante, che una volta che si trovano delle buone regole, queste buone regole restano per decenni. Quindi quello che noi oggi viviamo come regolamentazione di certi settori è frutto di buone regole, pensate, 20, 30, 40, 50 anni fa.
Lo stesso è verosimile che accada con i dati oggi. Noi siamo in una fase di assoluto brainstorming sull'utilizzo dei dati. Tutti questi servizi di cui parliamo, blockchain, peraltro l'Università di Roma 3 è molto attiva nel settore di blockchain, o l'intelligenza artificiale, sono settori nei quali in questo momento c'è, diciamo, il lancio dell'idea, ma non è questa la fase dello sviluppo economico legato a questi nuovi servizi. E non è nemmeno questa la fase del servizio universale associato a questi servizi. Ci arriveremo quando troveremo delle regole condivise. Quindi, diciamo, l'idea della deregolamentazione non è l'idea, diciamo, vincente. Ci saranno delle regole. Qua il punto è chi fa le regole. Ecco, diciamo, se le regole sono regole individuate dagli stakeholders, dai player di mercato, allora è verosimile che abbia una certa configurazione. Se le regole le individua un soggetto statale, un soggetto, diciamo, statale anche sovranazionale, le regole sono regole che hanno una struttura, una ratio diversa. E in particolare la scommessa di cui parlavo prima dell'Europa è che queste regole non siano regole per i giganti, ma siano regole che tengano in considerazione la piccola dimensione delle imprese, così come la piccola dimensione delle persone, che poi in definitiva sono i soggetti che generano questi dati. Allora possiamo soltanto, diciamo, richiamare i principi, cioè possiamo dire se queste regole dovranno essere e saranno, e se queste regole non saranno regole stabilite da soggetti privati, commerciali, ma saranno regole in cui il ruolo di guida sarà, diciamo, effettuato, sarà tenuto dagli stati, queste regole non potranno che ispirarsi ai principi della protezione dei dati personali. Quindi, in altri termini, bisognerà minimizzare i dati, non bisognerà fare grande uso dei dati, diciamo, di sperperare sui dati. La professoressa Bilancia diceva: questi soggetti hanno molti dati che ci riguardano, che cosa possiamo fare oltre il consenso informato? Beh, intanto possiamo minimizzarli, possiamo fare in modo che ne circolino il meno possibile, quello che serve strettamente per fornirci il servizio. Ma possiamo anche ispirarci a richiamare gli altri principi della protezione dei dati personali, cioè limitare le finalità, fare in modo che un dato impiegato per un certo scopo non sia utilizzato proditoriamente per uno scopo, diciamo, nuovo all'insaputa della persona. Possiamo innalzare la sicurezza, possiamo fare in modo che il dato non esca dal recinto con facilità, rimanga confinato nel perimetro all'interno del quale è pensato, all'interno del quale il suo utilizzo è concepito. Ma, se questi sono i principi ispiratori, la novità dell'oggi e del domani è che questi principi dovranno essere declinati in un modo forse diverso dal passato. Cioè, la sola invocazione del principio in contesti tecnologici così complicati come blockchain, come big data, come intelligenza artificiale, potrebbe non bastare. Perché questi nuovi servizi talora negano questi principi, si fondano sulla negazione apparente di alcuni di questi principi. Intelligenza artificiale che cosa è? È l'autonomia della macchina contro il controllo, contro il fatto che l'ultima parola, come dicevo prima, ce l'ha la persona. Blockchain che cosa è? La promessa della disintermediazione pagata con la persistenza del dato, quindi con la perdita apparente della minimizzazione del dato e con la perdita apparente anche dell'esercizio di un diritto importante, che è quello di cancellazione. I big data che cosa sono? La promessa del beneficio della scoperta pagata con la perdita della limitazione della finalità, che è un cardine, cioè io devo sapere in anticipo lo scopo per cui utilizzo il dato e fare in modo che non ci sia un utilizzo ulteriore di quel dato che sconfini oltre quella finalità, salvo che la persona non abbia consentito a questo, diciamo, ampliamento degli scopi.
Quindi diciamo il principio puramente invocato in questi contesti così ostili da un punto di vista tecnologico potrebbe non bastare. Quindi la novità dell'oggi, cioè il principio ispiratore che dovrebbe modificare le regole e consentirci di andare oltre il regolamento generale, è che questi principi, che sono sacrosanti e sono importanti da preservare, dovranno essere declinati in una forma nuova. Forma nuova che, a mio giudizio, ha due componenti. Da una parte, tutte e due codificati già all'interno del regolamento generale. Da una parte, la considerazione del rischio. Cioè, il principio non è un monolite rispetto al quale la tecnologia si deve piegare. Ecco, perché se partiamo con questo approccio, diciamo, di scontro, potremmo scoprire che il funzionamento della tecnologia non è così flessibile e quindi nello scontro tra principi rigidi e tecnologia rigida potrebbe non esserci nessun vincitore. La seconda considerazione è che quindi c'è un tema nuovo, è appunto il rischio. Il secondo tema è quello dell'integrazione delle tutele per via tecnologica, cioè la tecnologia che è così difficile da addomesticare, così difficile da regolamentare, i dati che sono così difficili da disciplinare, trovano beneficio se i principi della protezione dei dati personali che ispirano le nuove regole sono, diciamo, implementati, come si dice oggi, sono applicati in una forma tecnologica. Questa credo che sia il filo rosso che forse si può intravedere dalla lettura combinata di questi nuovi documenti della Commissione europea. Allora, l'e-privacy è un documento fortemente ispirato dal principio di applicazione, di implementazione tecnologica delle tutele. È un testo aperturista. Abbiamo nuove possibilità di trattamento dei dati, perché questo serve, perché l'intelligenza artificiale, perché i big data, perché i blockchain si basano sul riuso del dato. Ma qual è l'elemento che bilancia questo spirito aperturista? L'integrazione tecnologica delle tutele all'interno del trattamento. Cioè, non è più l'invocazione di un principio giuridico puro e semplice. Non è più soltanto l'applicazione di una specifica base giuridica, che rimangono sia l'uno che l'altro, ma è la possibilità di addomesticare la tecnologia per via tecnologica, introducendo la tutela direttamente all'interno del trattamento. Questo è lo spirito della privacy by design, l'articolo 25 del regolamento generale. Se lo leggiamo, non serve leggerlo in controluce o in filigrana, ma è proprio lampante questo messaggio che ci arriva dal legislatore europeo. Dobbiamo integrare le tutele in modo efficace all'interno del trattamento. E lo troviamo, diciamo, in ogni passo, ogni piede spinto, questo atteggiamento aperturista, ma bilanciato da una maggiore efficacia nell'impiego della tecnologia e nella introduzione di tutele direttamente dentro il trattamento. Allora, due cenni proprio anche a memoria su alcuni articoli che vi invito, diciamo, ad andare a rileggere. Nell'e-privacy direttiva non c'era il concetto di trattamento compatibile. Nell'e-privacy regolamento c'è il concetto di trattamento compatibile. E c'è il concetto di trattamento compatibile a largo spettro. C'è sui metadati delle comunicazioni elettroniche, ma c'è anche sui cookie, sui dati, diciamo, custoditi all'interno del terminale. Prima erano sancta sanctorum, non erano toccabili. Per effetto delle negoziazioni si è arrivato a concepire questa possibilità, a questo nuovo uso dei dati. Ma qual è la precondizione che abilita questo tipo di trattamenti ulteriori, sperabilmente nel beneficio collettivo e nel beneficio individuale? La tecnologia. Se voi leggete questi articoli, l'articolo 6 del nuovo regolamento di privacy, l'articolo 8 del nuovo regolamento di privacy, vedrete che precondizione per il trattamento è l'applicazione della pseudonimizzazione, l'applicazione dell'anonimizzazione,
l'applicazione dell'encryption. Quindi diciamo la tecnologia non è base giuridica, ma è come se fosse base giuridica, perché diventa condizione necessaria per consentire, abilitare questo nuovo tipo di trattamenti. E se leggiamo il Digital Governance Act, articolo 6, articolo 6, penso che ne parlerà più diffusamente Antonio, esistono tecniche nuove, ci dice il testo della legge, e ne enumera tantissime, molte di più di quelle che enumera l'articolo 25 del regolamento di privacy, perché lì ci avevamo soltanto la pseudonimizzazione, qui ci abbiamo la pseudonimizzazione, l'anonimizzazione, la privacy differenziale, la generalizzazione, proprio le dà un nome, la soppressione, la causalizzazione, sono tutti temi nuovi, tecniche nuove, che diventano precondizione per il riutilizzo sicuro di dati personali. Cioè, andiamo verso il riuso, ma questo riuso deve essere un riuso di beneficio e di garanzia. Ora, naturalmente, cosa succede? In questo quadro si innestano i rilievi dei garanti europei che 10 giorni fa hanno pubblicato il loro parere sul nuovo pacchetto regolamentare della Commissione. E qual è, tra i tanti punti, quello che maggiormente ricorre nei rilievi delle DPB e delle DPS? Il possibile conflitto, cioè noi abbiamo regole nuove ispirate dal GDPR, ispirate dal Framework Data Protection, che fatalmente interferiranno col Framework Data Protection. Quindi bisognerà disciplinare il Framework Data Protection. E la raccomandazione che i garanti evidenziano è che nel passare dal draft al testo finale sia veramente fatta salva tutta l'architettura data protection, dalla definizione dei ruoli alla definizione delle responsabilità al ruolo delle autorità. Quindi questo, diciamo, è il volo di uccello, diciamo, mi perdonerete per la sintesi e forse anche, diciamo, per la, come posso dire, diciamo, interferenza interna che il mio stesso discorso inevitabilmente produce su se stesso, il quadro delle regole, diciamo, per la governance dei dati visto dall'Europa. Non sottraggo altro tempo ad Antonio, mi fermo qui e spero di non avere, diciamo, invaso troppo il suo campo di azione e, diciamo, per il momento ringrazio tutti per l'attenzione. Ti ringrazio molto Giuseppe, è stata veramente una relazione credo importante, completa e molti sarebbero probabilmente le domande che anche noi vorremmo farti e le osservazioni magari anche dialettiche che vorremmo rappresentarti. Io mi limito davvero per non rubare tempo a due osservazioni, una molto generale e quasi di carattere politico più che giuridico. E mi pare che nel tuo ragionamento si possano scorgere, soprattutto nelle conclusioni, si possa scorgere nelle conclusioni il tentativo di recupero di una ideologia economica che rispetto alle due dominanti del secolo scorso sembra oggi tornare di grande interesse, è quello del neoliberalismo tedesco, cioè l'ordoliberalismo, che nella storia del Novecento si è trovato a cedere il passo tanto rispetto ai liberali classici che credevano nella capacità del mercato di autoregolarsi e quindi avrebbero oggi sostenuto la prima opzione che tu ricordavi, e ha dovuto cedere il passo dall'altra parte all'interventismo di stampo keynesiano. Ecco, l'ordoliberalismus tedesco, che pensava che il mercato non è qualcosa che si costruisce naturalmente, ma che comunque è una costruzione artificiale, cui concorrono tanto le regole quanto i comportamenti stessi degli attori presenti sul mercato. Ora, questa ideologia, che all'epoca era pensata
più all'interno di stati nazionali, oggi forse si presta anche a questo nuovo contesto internazionale e sovranazionale in cui ci collochiamo. Quindi questa è la prima osservazione. La seconda, un po' dialettica, poi non so se poi lasciamo magari prima spazio ad Antonio, poi se ci ad altre domande, io vedremo se ci sarà tempo, dirò ancora qualcosa, ma vorrei che foste soprattutto voi oggi i protagonisti. L'altra osservazione un po' più dialettica, rispetto alla tua fiducia nella possibilità di far sì che sia la tecnologia a inglobare le tutele. Ecco, qui si pone un problema che per noi è al momento insuperabile e che è quello della traduzione della regola nella tecnologia, perché che è un po' il problema della traduzione della logica algoritmica nell'algoritmo. Ora, in quell'opera di traduzione noi abbiamo il problema del controllo del traduttore e abbiamo il problema della discrezionalità della traduzione. E questo è un problema rilevante per il giurista, perché il giurista ha come forma mentis l'idea del controllo e la traduzione, tant'è che ci sono i giuristi che si occupano delle traduzioni giuridiche, hanno ben presente questo problema, nella traduzione, tanto quella linguistica, quanto ancor più quella dal linguaggio tecnologico, cioè al contrario, dal linguaggio giuridico al linguaggio tecnologico, c'è uno spazio che sfugge al controllo del giurista e rispetto al quale non riusciamo a immaginare come controllare questa attività. E questo ci crea una marea di problemi di trasparenza, perché sappiamo bene con l'algoritmo, ma lo stesso vuol dire in queste tecnologie capaci di implementare le tutele, sappiamo bene che non è possibile un controllo diffuso, perché l'algoritmo lo comprendete solo voi, il resto della popolazione non lo comprende, mentre una persona mediamente scolarizzata è in grado di leggere la Costituzione e di comprendere per sommi capi il suo contenuto. Ecco, qui c'è un problema allora enorme di educazione alla tecnologia. Quindi se mi consenti le due osservazioni rispetto al tuo intervento, forse sono davvero troppo generali, sarebbero dovuto essere più particolari, però sono queste due che io ho colto. Non lo sono affatto e credo che tu abbia ragione. Diciamo, c'è una doppia responsabilità qui, la responsabilità del giurista di comprendere il beneficio che può arrivare dalla tecnologia, perché le tecnologie non hanno solo da offrire situazioni di pericolo, di rischio, possono offrire situazioni di tutela. Quindi diciamo è compito del giurista capire cosa può trarre dalle tecnologie in termini di tutela, ma è compito del tecnologo mostrare, non come una scatola nera ma come un abilitatore di tutele, l'asset tecnologico. E da questo punto di vista ancora la strada è molto lunga, perché come dici tu appunto, il giurista, cito le tue parole, comprende bene la Carta Costituzionale meno il funzionamento degli algoritmi. Ecco, diciamo, è richiesto al giurista uno sforzo di comprendere meglio il funzionamento della macchina. È richiesto al tecnologo di spiegarlo meglio. È richiesto al regolatore di incarnare tutte e due queste anime. L'anima giuridica di ispirazione alla tutela e l'anima tecnologica di approntamento, per così dire, della tutela. E lì c'è moltissimo lavoro da fare. Diciamo, bisogna veramente fare affidamento alle nuove generazioni, perché anche la nostra generazione, quella mia, tua e di Antonio, è già in là negli anni, è già in là negli anni. Va bene, senti, non rubiamo, noi questi discorsi tra di noi li facciamo da anni, però sono le due osservazioni che volevo fare prima di passare la parola all'amico Antonio, che ci parlerà del tema dal punto di vista a me più consono, quello del giurista, quindi adesso mi posso un po' più tranquillizzare, perché sentirò cose che rientrano più facilmente nelle mie corde. Allora, Antonio Iannuzzi è autore di molteplici saggi e libri
sui temi oggetto anche del nostro seminario di oggi, tra cui a me piace ricordare un suo lavoro monografico molto interessante, anch'esso con un titolo assai accattivante, che è Il diritto capovolto, regolazione a contenuto tecnico, scientifico e costituzione, che si occupa appunto dei temi di cui andavamo discorrendo, seppur noi molto brevemente sul finale della tua relazione, ed è poi direttore vicario di un centro molto importante per il tipo di ricerche che promuove, che è il centro CRISPL della sua università. Ecco, vorrei dare anche il motivo dell'invito di Antonio a questo seminario, perché ci unisce, e unisce anche Giuseppe, unisce tutti e tre, credo, una visione del futuro di non rassegnazione. Rifiutiamo totalmente la prospettiva che il domani sia inevitabile e che dunque sia meglio arrendersi prima di avere delle conseguenze dalla nostra resistenza a un futuro che non ci pare rispettoso del passato che ci è stato consegnato in tema di libertà e diritti. E quindi rispetto al suo intervento io so già e immagino già che anche lui vorrà sottolineare una prospettiva di cui l'Europa non può che farsi carico e che è una via europea alla modernità e allo sviluppo digitale, che può essere una via regolativa, ma anche di tipo di tutela dei diritti, molto importante per il mondo intero, perché da questo punto di vista l'Europa rappresenta a tutt'oggi un modello di coniugazione del progresso con il rispetto dei diritti umani. Ecco, questa è la cifra a cui l'Europa non può, credo, e non vuole rinunciare. Ti do la parola, Antonio, e ti ringrazio. Grazie Marco, grazie anche alla professoressa Paola Bilancia per l'invito e grazie anche per la presentazione così, diciamo, che mi confonde, ecco, così impegnativa, che diciamo mi lusinca. È difficile parlare di questi temi dopo Giuseppe D'Acquisto, perché riconosciamo tutti quanti a Giuseppe una competenza e una passione, ecco, su queste tematiche, che diciamo è veramente eccezionale. Proverò a dire la mia. Ho preparato una scaletta che sarei quasi tentato di abbandonare, perché le cose, anche soprattutto lo scambio di battute che c'è stato tra Marco e Giuseppe, diciamo, mi ha spinto un po' a riflettere, no, sui temi che studio maggiormente, cioè il tema della regolazione della tecnica e della tecnologia, appunto, che ho trattato, diciamo, soprattutto nel lavoro monografico. Questa sfida che il diritto ha assunto di regolare, deve assumere di regolare la tecnologia. Qui veramente sono d'accordo con le cose che ho, con molte cose che ho sentito prima, ma in particolare con la notazione che il giurista oggi non può esimersi tentativo di comprendere la tecnologia. Viviamo in una società digitale, in un mondo tecnologico, viviamo invasi da strumenti della tecnologia. Il giurista deve fare questo sforzo, è uno sforzo complicato, terribile, difficile, forse questa traduzione risulta particolarmente ostica, però ci dobbiamo provare perché proprio per quell'atteggiamento di non rassegnazione, di non supina rassegnazione allo sviluppo inarrestabile della tecnologia, che è una sfida per il costituzionalismo come moderno, come proverò a dire. Tornerò su molti temi che ha toccato anche ovviamente già Giuseppe, ma diciamo in un primo momento vorrei
fare, provare diciamo innanzitutto a dare un inquadramento giuridico a questo tema. Prima Marco diceva che il titolo è pomposo e è ambizioso, giustamente ambizioso, io forse sarò ancora più ambizioso perché mi sposterò a parlare non solo dalla governance dei dati anche alla sovranità tecnologica, che mi pare che sia diciamo lo sfondo su il grande sfondo sotto cui ci muoviamo. La proposta di regolamento europeo relativo alla governance dei dati quindi va contestualizzata all'interno di un modello di regolazione europeo di dati che secondo me persegue una serie di finalità e io proverò ad elencarne da subito cinque. Innanzitutto realizzare l'unione economica europea dei dati. In secondo luogo, appunto, provare ad affermare una sovranità tecnologica, proprio qualche giorno, proprio ieri, mi pare che Mario Draghi dicesse serve una sovranità condivisa, una sovranità tecnologica condivisa. Tre, provare a imporre un modello europeo, appunto, di regolazione di dati, anche per sperare di recuperare il terreno perso rispetto a USA e Cina relativamente al posizionamento nel mercato mondiale dei dati e della tecnologia. Il quarto profilo è certamente il tentativo di adottare un modello di governo di regolazione dei dati improntato a un nuovo umanesimo digitale che metta al centro la tutela dei diritti fondamentali della persona. E questo chiaramente è una sfida per tutto il modello, il sistema del costituzionalismo europeo. Da ultimo, ma non meno significante, la costruzione di uno spazio di mercato attraverso l'imposizione di regole specifiche, come prima diceva anche Giuseppe D'Acquisto, lo diceva, ma il profilo non è sempre messo bene in luce per le piccole e medie imprese. Questo, diciamo, il regolamento, proposta di regolamento sulla governance dei dati mi pare molto importante perché pone fortemente l'accento sulla necessità di tutelare, di dare delle regole di tutela per le piccole e medie imprese che rappresentano la specificità del tessuto normativo, economico, sociale europeo. Non sempre questo aspetto viene messo in luce, per cui mi ci vorrei soffermare un po' più avanti. Qual è chiaramente, come accennava prima anche Giuseppe D'Acquisto, il contesto è il tentativo di regolare i dati superando un approccio esclusivamente legato alla privacy, che però resta pur sempre un approccio orientato dalla privacy e eminentemente regolatorio, e questa diciamo la caratteristica del modello europeo. La Commissione europea e l'Europa è oggi impegnata in un tentativo davvero poderoso di elaborare regole sui dati e sulla tecnologia. Il Data Governance Act si colloca dichiaratamente all'interno della strategia europea per i dati elaborata dalla Commissione europea e presentata il 19 febbraio 2020. Questa strategia delinea obiettivi e linee di intervento per realizzare misure politiche e investimenti a sostegno dell'economia dei dati fino al 2025. Ma dicevamo prima, chiaramente i confini lambiti da questa proposta di regolamento sono chiaramente il regolamento generale, il regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali, il regolamento sulla cyber security, la direttiva sull'apertura dei dati e, diciamo, molto importante, i confini integrazione col libro bianco sull'intelligenza artificiale, come anche le due proposte di regolamento sulle piattaforme, sulla regolazione delle piattaforme. Ancora, il modello europeo di governance dei dati non può non tenere conto della rilevantissima giurisprudenza della Corte di Giustizia sul trasferimento dei dati nei paesi extra UE, ovviamente riferimento alle due sentenze Schrems. L'eco di queste pronunce si avverte nella tendenza emergente nella disciplina europea di ampliare il modello regolativo al di fuori del territorio degli stati aderenti all'Unione Europea.
La direzione è quella indicata già nel giorno del suo insediamento dalla Presidente von der Leyen, che ha indicato come strategia, appunto come obiettivi dell'Unione Europea, l'indipendenza europea tecnologica da America e Cina e il bilanciamento tra la governance dello sviluppo tecnologico e le esigenze sociali. A fronte di questa poderosa operazione di intervento normativo europeo, in senso critico si può paventare, già alcuni giuristi lo hanno fatto, un rischio di ipertrofia legislativa. Prima giustamente Giuseppe D'Acquisto diceva che si fronteggiano in questo campo due modelli, un modello del laissez-faire normativo, tendente appunto a dire lasciamo che la tecnologia faccia il suo corso, e invece un modello regolatorio. Ecco, la critica che alcuni giuristi hanno fatto a questo modello regolatorio dell'Unione Europea è che sarebbe ipertrofico. A me non pare, però ovviamente, perché anch'io propendo, diciamo, per questo modello, ma ovviamente quando si vanno a regolare tanti aspetti nel dettaglio, il rischio che il salto dall'ipertrofia alle antinomie, il passo è davvero breve. E difatti nel parere dell'11 marzo del garante europeo e del European Data Protection Board, in questo parere congiunto si mettono in rilievo, diciamo, alcune posizioni critiche proprio relativamente a una sovrapposizione di disciplina che c'è tra la proposta di regolamento sulla governance dei dati e il regolamento europeo, in particolare relativamente alla figura dell'utente dei dati, alla confusione, diciamo, che la proposta di regolamento sulla governance fa tra dati personali e dati non personali, ma anche relativamente appunto alle competenze poi degli organi di garanzia. Chiaramente, dicevo prima, questo modello che l'Unione Europea persegue è un modello che si colloca come intermedio e distante rispetto ai due modelli dei dominanti attualmente nella competizione globale, quello statunitense e quello cinese. Sappiamo appunto che che queste differenze sono notevoli. A mio avviso queste differenze dipendono soprattutto da tre fattori. Il primo fattore è dovuto chiaramente a una cultura regolatoria, no? Gli Stati Uniti sono più propensi a un ruolo della regolazione meno invasivo, diciamo, nella vita dei cittadini, meno invadente. La Cina è forse meno sensibile, diciamo, alla tutela delle libertà individuali, per essere leggeri. L'Europa appunto procede attraverso un modello tutto suo, tutto nuovo, che a me pare sia molto sensibile alla presenza nel tessuto economico europeo, soprattutto di piccole e medie imprese. Io, leggendo, diciamo, sia la strategia europea dei dati, sia la proposta di regolamento sulla governance dei dati, ho avvertito molto chiaramente questa preoccupazione che l'Unione Europea ha di tutelare le piccole e medie imprese presenti sul mercato europeo, e che chiaramente si trova in una posizione molto complicata, perché il mercato, l'economia digitale negli USA e in Cina vedono la presenza di questi profili imponenti dei big tech, e il rischio è che le piccole e medie imprese in questo settore non trovino uno spazio di mercato e che quindi vengano ad essere spazzate via da aziende che, come abbiamo detto prima, si sembrano muoversi in una posizione di tanti monopoli. Ecco, fatte queste premesse, provo a entrare un po' nella disciplina del regolamento
sulla governance dei dati, con l'avvertenza appunto che parliamo di una proposta, quindi diciamo le considerazioni che stiamo per fare sono sicuramente proposte e considerazioni de iure condendo, con l'avvertenza ulteriore che appunto il parere degli organi di controllo europei certamente porterà delle modifiche al testo che oggi noi abbiamo sotto mano. Innanzitutto proverei a fornire, a partire da una definizione di governance dei dati. Che cosa possiamo intendere per governance dei dati? La governance dei dati è l'insieme di regole e mezzi che disciplinano l'utilizzo attraverso meccanismi di condivisione, accordi e standard tecnici, fino alla previsione di strutture e processi per la condivisione dei dati in modo sicuro anche attraverso partner terzi. La sfida quindi è questa, creare un hub di dati condiviso e stabilire delle regole comuni, dei principi e delle regole tecniche che guidino la condivisione di questi dati in modo sicuro anche attraverso, come vedremo, il ricorso a partner terzi. Quali sono i pilastri? Chiaramente non mi soffermo analiticamente sull'articolato, ma provo a enucleare e mettere in evidenza quelli che sono i pilastri della disciplina di questa nuova proposta, di questa proposta di nuovo regolamento. Innanzitutto a me piace in questa proposta di regolamento questa consapevolezza, nuova consapevolezza del valore dei dati acquisiti e prodotti dalle istituzioni pubbliche. È un punto centrale perché a mio avviso finalmente si avverte a livello politico, a livello normativo, l'enorme valore dei dati generati dal sistema pubblico che o a volte vengono incamerati e chiusi nei faldoni, nelle segrete stanze delle istituzioni pubbliche, o a volte invece regalati, diciamo, senza alcuna consapevolezza ai soliti noti, dice la Commissione europea. Il secondo pilastro appunto è rappresentato dalle regole sul riuso dei dati, cioè i dati vanno usati e vanno messi in condizione di essere riutilizzati. Il concetto si ricollega a un'idea di base secondo me molto apprezzabile dal punto di vista costituzionalistico, vale a dire i dati generati o comunque derivati dall'utilizzo di soldi pubblici devono portare benefici a tutta la collettività. Le condizioni di riuso dunque servono a rendere possibile ciò che tuttora purtroppo non sta accadendo. La realtà, l'osservazione ci mostra che i database degli enti pubblici si rivelano spesso difficilmente reperibili per ragioni ovviamente di burocrazia, altre volte il loro accesso è vietato perché si invoca molto spesso immotivatamente la segretezza dei contenuti o la privacy dei cittadini. Voglio citare così come esempio una discussione di qualche giorno fa con un mio collega all'università che fa economia dei trasporti applicata e mi diceva: senti Antonio, ma perché io non posso avere i dati del Comune di Roma sugli accessi e le infrazioni allo ZTL? Io li prendo in data, cioè io senza questi dati non riesco a fare una ricerca con i dati che mi servono applicata sulla mobilità nel Comune di Roma. Eppure io glieli chiedo e mi dico che sono dati personali. Eppure io li chiedo in maniera aggregata, cioè che io non penso che ci sia alcun dato personale nella semplice comunicazione dei dati relativi agli accessi in infrazione allo ZTL come numero totale, come ore e via dicendo. Questo diciamo è uno dei problemi che di accesso ai dati anche per finalità di ricerca che questo nuovo regolamento punta a superare. Il terzo pilastro di questa proposta di regolamento è rappresentato dalla condivisione dei dati, da data sharing e il ruolo dei fornitori di servizi data sharing. Questo è un punto molto, molto importante perché questi fornitori di servizi data sharing sono i nuovi attori del futuro mercato digitale europeo nell'ottica di questa proposta, perché fungono da intermediatori tra chi possiede i dati e chi i potenziali riutilizzatori dei dati, e quindi fanno da anello di congiunzione. L'Unione Europea, a mio avviso, in questo modo vuole creare anche
una zona di mercato per queste future società. È molto importante che queste regole vengano scritte bene, perché il ruolo di questi intermediari deve essere il meno interessato possibile, cioè questi intermediari devono essere assolutamente neutrali e assolutamente, diciamo, disinteressati rispetto ai dati che trattano. Il quarto pilastro è rappresentato dalla data altruism, cioè sostanzialmente fino a qui c'è una condivisione di dati e riutilizzo di dati pubblici, con invece le regole sul data altruism, o come a me piace meglio definirlo, la solidarietà dei dati, facilita l'utilizzazione, si incentiva l'utilizzazione di dati resi accessibili in maniera volontaria da aziende, quindi da soggetti privati o da persone fisiche, per finalità di interesse generale. Anche qui molto ci sarà, è già nel parere del Garante europeo, questo punto è stato, diciamo, messo sotto attenzione, molto dovrà essere fatto per settare bene che cosa si intenda per interesse generale. L'ultimo aspetto è rappresentato dall'istituzione di un organo nuovo, che è lo European Data Innovation Board, che appunto anche qui è stata oggetto di critiche in questo parere reso qualche giorno fa dagli organi europei, perché il ruolo di questo organismo deve essere settato molto meglio rispetto forse a come è stato previsto oggi, perché per evitare le sovrapposizioni con il Garante europeo per la protezione dei dati. In estrema sintesi vorrei provare, diciamo, a formulare un paio di osservazioni, diciamo, conclusive. La prima è la seguente. L'impatto di questa proposta di regolamento è svelato direttamente nella proposta di regolamento. Provo, diciamo, a mettere in evidenza, leggendo una parte del testo che accompagna la proposta di regolamento, perché mi pare, diciamo, metta a nudo quello che è l'obiettivo, l'impatto di questa proposta. Dice la Commissione europea: è innegabile che tra le righe di questo regolamento emerga una nuova concezione di economia digitale guidata da valori comunitari che spingono verso un'innovazione data-driven altamente concorrenziale e sicura. Certamente questa visione avrà un impatto nell'ambito dell'intelligenza artificiale. La speranza è che possa fornire il supporto necessario a ricercatori e aziende per arginare o mitigare decisioni o risultati dell'algoritmo inique, perché basate su preconcetti o assunzioni polarizzanti o discriminatorie. Questo è, diciamo, un primo impatto che mi pare assolutamente rilevante. Il secondo impatto, è su cui mi vorrei soffermare qualche minuto, qualche secondo in più, è quello relativo all'affermazione di uno spazio unico europeo dei dati nell'ottica dell'affermazione di un tentativo dell'affermazione della sovranità, del principio della sovranità tecnologica. Si tratta di un obiettivo di non poco conto, che denota un tentativo forse disperato e secondo taluni persino tardivo. Io, diciamo, ho seguito alcune iniziative organizzate dal centro da voi qui, in particolare quella di 2 settimane fa sull'intelligenza artificiale, e, diciamo, ho riascoltato un dialogo che già avevo fatto con Andrea Simoncini, il quale, diciamo, ha affrontato il tema della sovranità tecnologica e ha questa posizione, diciamo, un po' più pessimista, tendente a dire, diciamo, ormai voi sono scappati, su questo mercato siamo troppo in ritardo come paese, come Europa, siamo troppo in ritardo, diciamo, per dire la nostra. A me pare invece, proprio forse, ecco, raccogliendo quell'invito di Marco, che Marco mi ha rivolto a non rassegnarmi, avere un'ottica, diciamo, un po' meno pessimista, diciamo, io direi ottimista su questa vicenda, che la Commissione invece si muove con la convinzione che sia tardi, è vero,
ma non troppo tardi, per rimediare un posizionamento nel mercato che chiaramente è ormai fuggito in rifugi collocati in altre aree geografiche. Un atteggiamento che io condivido, non è troppo tardi. Perché? Perché per un paio di ragioni. La prima ragione è la seguente. Il mercato dei dati e delle nuove tecnologie, fortunatamente, può offrire la possibilità di recuperi sperati anche last minute, proprio perché si alimenta incessantemente di tecnologie sempre nuove, quasi per definizione. Tanto che si finisce rapidamente per transitare da posizione di grande innovazione a posizione di anacronismo, di obsolescenza. Molto rapidamente. E difatti la Commissione europea, nella strategia europea per i dati, è consapevole di questo grave ritardo, ma anche di questa eccezionale occasione di recupero, nella parte in cui afferma, leggo appunto il testo che è contenuto nella strategia europea dei dati, il funzionamento dello spazio europeo dei dati dipenderà dalla capacità dell'Unione europea di investire nelle tecnologie e nelle infrastrutture di prossima generazione, come pure nelle competenze digitali, come ad esempio l'alfabetizzazione dei dati. La partita del recupero della sovranità tecnologica dell'Europa quindi si può ancora giocare sulle tecnologie, le infrastrutture nuove, ancora più nuove. Su quali tecnologie puntare per il futuro digitale dell'Unione Europea? Sui big data, sui sistemi di intelligenza artificiale, sulla robotica, blockchain, cloud. Molto importante in questo, sotto questo profilo, è la scommessa forse fondamentale europea, è quella, la partita che si gioca su Gaia X, quello diciamo un ulteriore e forte tentativo di imporre attraverso un cloud europeo una visione sovrana. Che cosa intendiamo per sovranità dei dati, sovranità tecnologica? È la capacità di essere a un minimo autosufficienti, di essere autosufficienti dal punto di vista tecnologico. Di questo difetto di sovranità europea sulla materia, sulle tecnologie, questa mancanza di sovranità europea sulle tecnologie, oggi l'avvertiamo nella situazione pandemica in maniera drammatica, per esempio relativamente alla tecnologia dei vaccini. Cioè noi non abbiamo un vaccino europeo, una tecnologia europea capace di renderci sovrani, autosufficienti relativamente allo sviluppo di una tecnologia, nuova tecnologia medica. È la stessa, diciamo, difficoltà, è bene non trovarsi nella stessa difficoltà anche in altri campi. Insomma, in definitiva, la gestione e il trasferimento dei dati è diventata una questione anche geopolitica. L'Unione prova a fare il suo mestiere, europea prova, diciamo, come bene ha detto prima Giuseppe D'Acquisto, a fare quello che sa fare bene, cioè dare delle regole tentando di esportare un buon modello di regolazione anche negli altri paesi. Certo, tutto questo impegno normativo è veramente importante, ci sarà anche altro da fare, soprattutto appunto a livello di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, a livello di diplomazia europea in materia tecnologica. Ma intanto i documenti, appunto, e le proposte di regolamento che abbiamo esaminato rappresentano, secondo me, un primo passo molto importante verso un recupero della competitività europea nel mercato digitale. In conclusione, voglio dire questo. Un paio di giorni fa, forse ieri, Oreste Pollicino sollecitava su un quotidiano un nuovo, diciamo, l'affermazione di un nuovo costituzionalismo digitale. Io non so se c'è bisogno proprio di un nuovo costituzionalismo digitale, comunque bisogna riflettere, no, su questa proposta. Da parte mia, di fronte allo strapotere dei poteri privati, alle proposte, diciamo, di lasciare alle regole dell'autonomia, alle norme tecniche autonome del settore, diciamo, la regolazione di questi aspetti così invece importanti per i diritti fondamentali della persona, da parte mia penso che dobbiamo forse più semplicemente difendere una nuova accezione
del costituzionalismo inteso non solo come limitazione del potere pubblico, ma anche come limitazione del potere privato. Grazie. Antonio, grazie anche a te per la tua relazione e anche la tua relazione solleva tutta una serie di interrogativi e di possibili domande. Io vedo che vi sono già delle domande che sono state poste dai nostri ascoltatori e dai partecipanti a questo webinar. Io vorrei solo alcune riflessioni proporre alcune riflessioni partendo anche dalla tua relazione e poi darei la parola ancora a voi per rispondere a eventuali domande che possono essere poste online, con la speranza e l'obiettivo di chiudere, come la professoressa Bilancia, che vedo online, ci ha detto di chiudere per le 7:15, quindi 7:20 forse possiamo ancora sforare, ma non oltre, mi pare di aver capito. Posso fare una domanda? Certo, diamo subito la parola. Solo una domanda modello casalinga di Voghera. Ma perché in Italia, per esempio, non si sviluppa un mercato tecnologico, un'impresa tecnologica decente? Noi dobbiamo, per i milioni di ore che stiamo utilizzando di Zoom, di Microsoft, perché non è nata in Italia una piattaforma del genere? Non credo che abbia questi costi paurosi, cioè è una mancanza di know-how, una mancanza di, diciamo, manodopera di intellettuale, ingegneristica, informatica, potrebbe anche essere una piattaforma fatta dal CNR, per esempio. Perché dobbiamo ricorrere a queste piattaforme che tra l'altro non sono neanche tanto stabili? E non si è formata in Italia una cosa del genere. Siamo così indietro che non riusciamo a fare neanche una piattaforma. Ottima la regolazione, bellissima la relazione dell'ingegnere d'acquisto. Io mi sono quasi commossa, quanto era bella, perché ho capito tante cose che non riuscivo. Grazie. Ho messo a fuoco tante situazioni. E naturalmente quello anche di Antonio Iannuzzi, perché lui è da giurista, ha posto proprio delle basi, il discorso giuridico addirittura, richiamando il costituzionalismo digitale. Ma io mi domando come mai l'Europa è indietro in questo mercato, perché va bene che, come ha detto giustamente, mi pare, Antonio, il mercato tecnologico o ingegneria d'acquisto si evolve, per cui un know-how di 2 anni fa è già obsoleto. Noi siamo indietro, ma non possiamo, noi Europa, siamo indietro, ma non possiamo neanche pensare di prendere la rincorsa. Certo, noi, questo è fuori tema perché stiamo occupando di governance dei dati, ma perché in Italia è così, diciamo, primitiva sotto questo profilo, che dobbiamo utilizzare dei strumenti che potremmo avere anche in casa? Non dico, non ho una visione protezionistica, ma mi pare il minimo, visto che siamo tutti trasportati sulla tecnologia digitale. Scusate. Direi che la risposta la affidiamo a Giuseppe D'Acquisto, perché sul problema del perché l'Europa sia così in ritardo, noi giuristi forse siamo meno colpevoli, nel senso che noi tardiamo a fare le regole, ma su un ritardo dell'impresa europea e dei soggetti europei a proporre piattaforme alternative, forse Giuseppe ci puoi dire qualcosa. Come dalla prospettiva italiana, noi avevamo delle realtà informatiche di primissimo livello, basti pensare all'Olivetti oppure all'eccezionalità della prima robotica italiana, che abbiamo ahimè perduto nel tempo. E perché questo sia accaduto io non saprei dirlo, forse tu qualche annotazione in più ce la puoi offrire. Le ragioni sono tante, un po' ho provato a accennarle nel mio intervento, cioè questo effetto rete, questo gigantismo dei soggetti più grandi che diventano sempre più grandi, e quindi il secondo arrivato fa una gran fatica, e noi non siamo i secondi, siamo anche più in là nel ranking, quindi diciamo scontiamo questa difficoltà di raggiungere i livelli di competenza dei grandi.
Ma poi devo dire anche che noi in Europa, in particolare in Italia, non abbiamo una cultura tecnologica, non diamo, diciamo, grande, come posso dire, non riponiamo grande fiducia nella capacità della tecnologia di risolvere i problemi sociali, economici. Io faccio l'esempio di Google, cioè Google, Brin e Page, che sono i fondatori di Google, hanno pressappoco la mia età, diciamo, facevano il dottorato quando facevo il dottorato io. Loro hanno scoperto una cosa che, diciamo, si chiama PageRank, che però detta in termini di ricerca scientifica è una cosa piuttosto complessa. Proverò a dirla per spaventarvi. Loro hanno scoperto il modo per calcolare l'autovalore, l'autovettore dominante di una matrice stocastica. Ecco, diciamo, questo è lo dico apposta, lo dico in questi termini così complicati. Ora, voi immaginate un giovane di 30 anni che va in Italia presso un incubatore, un soggetto che finanzia un'impresa dicendo: sapete, noi abbiamo scoperto un metodo per calcolare in modo veloce l'autovettore dominante di una matrice stocastica. Io non credo che in Italia avrebbero avuto grande successo. Negli Stati Uniti l'hanno avuto, sono stati finanziati, hanno costruito PageRank, quella cosa che è appunto l'autovettore dominante di una matrice stocastica è diventato un algoritmo ed è diventata Google. Purtroppo noi non abbiamo questa capacità di cogliere l'importanza della tecnologia. La tecnologia purtroppo in un paese come l'Italia è servente. Arriva dopo che sono state risolte molte altre questioni su altri piani e quando interviene la tecnologia, ahimè, è troppo tardi. Per costruire una piattaforma come Zoom, non voglio parlare di Google, ma parliamo di Zoom, che è una cosa un po' più piccolina. La tecnologia dovrebbe arrivare prima, dovrebbe avere, diciamo, un ruolo dominante nel dibattito. Ecco, ahimè, questo ruolo dominante nel dibattito non ce l'ha. Io, diciamo, grazie alla vostra cortesia, sono chiamato a intervenire nei dibattiti in cui, diciamo, partecipano i giuristi. Dovrebbero esserci più ingegneri capaci di far capire l'importanza della tecnologia nel dibattito culturale nazionale. La tecnologia non è una questione di hardware, di software. È una questione di test, bisogna pensare in digitale prima di diventare digitali e prima di costruire un sistema digitale. Ahimè, siamo un po' lontani e diciamo, io non posso che ringraziarvi per la cortesia e l'ospitalità, ma questa cosa dovrebbe essere molto più diffusa su più livelli. Marco, posso, anche se non è una questione giuridica, provare, diciamo, a dire la mia usando il metodo di basarmi sui dati, ecco. Antonio, posso farti però prima una domanda così rispondi anche alla mia e così contingentiamo le domande. Ci dici qualcosa in più del perché utilizzi l'espressione sovranità tecnologica? Perché la tecnologia più che sovrana, io la penserei interoperabile, cioè l'idea di una guerra di tecnologie mi convince poco e quindi mi colpisce l'utilizzo di sovranità. Capisco che è una sovranità europea in questo caso, cioè no, tu non stai facendo un discorso di sovranismo nazionale, ma perché sovranità europea? Aggiungo Sì, allora. la mia domanda a quella di Paola. Va bene, allora la prima questione, dicevo, provo a rispondere con i dati. Il mercato delle piattaforme è stato, ho letto cose, diciamo, di economisti, è stato un mercato particolare, molto particolare, ha avuto uno sviluppo che forse mai nella storia dei mercati si era visto. E ha visto una crescita esponenziale, abbiamo imparato a fare i conti con queste curve esponenziali, purtroppo adesso nella pandemia, no? Ha avuto una crescita esponenziale che non si era mai vista nella storia dei mercati. Quindi quello che diceva Giuseppe prima, cioè devi arrivare primo, chi è arrivato primo ha goduto di un vantaggio nel mercato incredibile come posizionamento, perché immediatamente si è trovato portato dal niente a una posizione sostanzialmente di monopolio. E oggi inseguire quel posizionamento è impossibile, perché è arrivato troppo in alto per competere con altri. Poi abbiamo anche dei fattori endemici, no? E alcuni li viviamo tutti i giorni sulla nostra pelle, lo scarso investimento pubblico in ricerca,
pochi laureati in Italia in materie tecniche e scientifiche. Anche questo è un dato che dobbiamo tenere in considerazione. Il terzo dato per me è osservazionale. Io dico sempre ai miei studenti nativi digitali, ormai, che mi chiedono come si usa la piattaforma o come si condivide lo schermo, gli dico sempre, scusate ragazzi, ma la vostra età negli altri paesi, quelli sviluppati tecnologicamente, quelli che poi diventano, acquistano posizioni dominanti sul mercato, i vostri coetanei propongono start-up. Cioè noi stiamo in Italia ancora a insegnare come si condivide lo schermo di una piattaforma. Ecco, è vero, cioè quello che diceva Giuseppe prima, purtroppo c'è una scarsa cultura tecnologica. Ormai quasi ogni discussione di questo tipo si conclude dicendo che è necessario educare alla scienza, educare alla tecnologia anche nelle scuole. Lo dico pure io perché, diciamo, ormai è così banale dirlo, eppure non lo si fa, che diciamo mi aggiungo al coro. Relativamente alla domanda di Marco, capisco diciamo il senso. Io ovviamente non intendo il concetto di sovranità tecnologica nel modo in cui per esempio lo intende la Cina, no? Che ha avanzato anch'essa un modello di governance dei dati, di proposta di governance dei dati. Uno dei modelli, diciamo dei pilastri di questa proposta è rappresentato dal fatto che le piattaforme devono essere poco incentivate, poco utilizzate e soprattutto una sorveglianza dei dati interna proprio per fare in modo che non ci sia una fuoriuscita di dati dai cinesi all'esterno. Cioè, chiaramente quando parlo di sovranità tecnologica non mi riferisco a quel modello là, ma appunto sì, a modelli di interoperabilità sì, una sovranità diffusa, però a livello europeo ce n'è bisogno, perché ci sono due aspetti. Uno è la protezione dei cittadini europei nei confronti dei big player americani e cinesi. E quindi, diciamo, da questo punto di vista l'Europa non può abbandonare la difesa dei diritti dei cittadini europei allo strapotere dei giganti, no? In questo senso sovranità significa controllo dei dati e controllo dei diritti delle persone sui dati, e in secondo luogo diciamo anche, in questo mi ricollego a quello che diceva prima Paola Bilancia, una certa preoccupazione a rendersi anche autosufficienti. Per esempio, oggi stiamo andando verso, stiamo utilizzando le piattaforme anche per esempio nell'amministrazione della giustizia, ci sono dei settori in cui sarà importante renderci come Europa autosufficienti. O vogliamo diciamo pensare che appunto la partita è persa e non abbiamo la possibilità in alcun modo di avere una tecnologia anche nostra, anche europea, in modo che possiamo appunto pensare di in futuro di privare del controllo e dell'utilizzo di piattaforme o di sistemi operativi o di americani, per esempio, tutta una tipologia di accessi e di dati che sono particolarmente sensibili dal punto di vista strategico, politico, militare. Ecco, io penso anche a questo quando parlo di sovranità tecnologica, cioè la possibilità di creare magari non delle piattaforme che siano competitive sul mercato, ma che siano utili almeno a renderci autosufficienti nella gestione di alcune politiche strategiche. Ho letto in questi giorni il romanzo di Don DeLillo e mi sono diciamo anche spaventato relativamente alla possibilità che a un certo punto si possa spegnere qualcosa, e in quel caso, visto che siamo ormai totalmente dipendenti dalla tecnologia, se ci spengono qualcosa, che cosa succede?
Sì, questa la prospettiva della dipendenza è in questi giorni credo molto presente a ciascuno di noi, perché noi sappiamo benissimo che se venissero spente appunto le piattaforme su cui stiamo lavorando, noi ci ritroveremmo sostanzialmente non più in grado di mandare avanti un sistema produttivo in un periodo di lockdown, ecco. Quindi da questo punto di vista capisco molto bene la tua osservazione. Allora, c'è una domanda da parte del pubblico che io leggo tra le domande e risposta che è per Giuseppe d'Acquisto, ma che in realtà parte, è un po' lunga, e parte forse da una cattiva interpretazione di una mia osservazione, diciamo una cosa a cui io tengo sempre, che dico sempre. Riguardo alla sottovalutazione della scuola liberale tedesca, che in realtà non richiede una pianificazione del mercato, ma è una terza via rispetto al liberalismo classico e all'interventismo in economia. E la domanda è anche provocatoria, ma comprensibile, è perché secondo te l'Europa e l'Italia, a causa della burocrazia, hanno stroncato sul nasce l'innovazione, cioè la critica che viene posta è questa: voi parlate di regolazione in un contesto in cui noi sappiamo un contesto essere ipertrofico che rende le innovazioni difficili. E allora l'osservazione è difficile da controbattere, ma come fate a parlare ancora di regolazione dopo aver sperimentato gli ostacoli che la burocrazia, quindi che l'ipertrofia che alimenta la burocrazia ha creato e crea l'innovazione tecnologica? La risposta è nella domanda. Noi crediamo fortemente nell'importanza delle regole. Purtroppo c'è una deriva delle regole che si chiama burocrazia, che è il peggior nemico della regola stessa. Bisogna vigilare per fare in modo che la pianta buona attecchisca e, diciamo, non venga soffocata dalla burocrazia, che è la degenerazione della regola. Siamo nelle condizioni di impiantare una regola in presenza di una ipertrofia delle regole? Non lo so, però è un tentativo che bisogna fare, perché appunto se vogliamo porci come Europa, come soggetto regolatore globale, questo è l'interrogativo che non possiamo, diciamo, al quale non possiamo sottrarci. Dobbiamo crederci, dobbiamo essere consapevoli che c'è la burocrazia. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che la burocrazia va estirpata, perché insomma, diciamo, non è alimento per l'innovazione. Quindi dobbiamo fare un duplice sforzo: superare la burocrazia e impiantare delle buone regole, perché tutti beneficiano di buone regole, anche i fornitori, i produttori di tecnologie. Possiamo forse anche aggiungere, per dare un segno di speranza a chi ci pone la domanda, che la proposta di regolamento da cui siamo partiti, le altre proposte che fanno parte del pacchetto, e già prima il GDPR ad una lettura attenta, sono un esempio di un tentativo anche di deregolamentazione, di sburocratizzazione della protezione dati, sia che essi siano dati personali, sia che essi siano dati non personali, nel senso che già solo il passaggio da regole minime uguali per tutti a regole che variano a seconda del tipo di trattamento e del tipo di dati che vengono trattati è un assist importante per sburocratizzare almeno questo settore così strategico dell'economia digitale. Quindi Ma più ho dall'Europa parlato. non ci arriva burocrazia, ci arriva tentativo di una deregolamentazione che però continui a proteggere i diritti e le libertà dei cittadini europei e non solo. Sì, io nel mio intervento ho fatto riferimento all'approccio risk-based, controllo, responsabilizzazione, tutela integrata nel trattamento. Non mi pare che sto parlando di ipertrofia di regole, mi pare che sto parlando di distribuzione della regola. Responsabilizzazione significa essere capaci di documentare le scelte, che è molto di più del bau bau che fa paura con lo spauracchio dell'enforcement e delle sanzioni. È una forma di disciplina, insomma, più flessibile, più moderna, più pronta al futuro.
Se abbiamo ancora 2 minuti, io vorrei fare un'altra, l'ultima domanda, ma chiedo anche alla professoressa Bilancia e al dottor Cavagion l'ultima domanda ad Antonio, che lega gli argomenti di cui parliamo al costituzionalismo, e la domanda è questa. Secondo te, le norme costituzionali esistenti si prestano ad un'interpretazione estensiva, evolutiva, tale da contenere i nuovi fenomeni, o deve essere messa all'ordine del giorno anche una modifica di queste regole, senza pregiudizi? Scusa, ma questo è un mio cavallo di battaglia, quindi non potevo che domandarti. Assolutamente, no, no. È la domanda, diciamo, su cui magari ci rivediamo poi in un altro incontro, perché insomma il tema è... Allora, secondo me di per sé la Costituzione non è del tutto, diciamo, inadatta a governare, diciamo, la transizione digitale, il nuovo mondo. Io penso, diciamo, che sia così elastica che sia opportuno e sia, diciamo, ancora aggiornata a contenere i fenomeni nuovi della tecnologia e del digitale. Detto questo, è premesso che quando l'abbiamo toccata, spesso l'abbiamo toccata in peggio, quindi, diciamo, con questa avvertenza, io penso che qualcosa ci sia da fare, che qualche aggiornamento nella direzione del nuovo mondo ci sia. Anche io, diciamo, vado sul mio cavallo di battaglia, no? Per esempio, la totale assenza in Parlamento di informazioni scientifiche, cioè la totale chiusura del Parlamento alle istanze scientifiche. Oggi, come il Parlamento, quando legifera in queste materie, come fa a conoscere il fatto scientifico? Unicamente attraverso le audizioni parlamentari. Le audizioni, diciamo, nella nostra esperienza anche di auditi, non sono, diciamo, il più fulgido esempio di informazioni che arrivano in Parlamento, perché nelle audizioni si dice tutto il contrario di tutto. Spesso si viene ascoltati, auditi in maniera distratta. Ci deve essere, secondo me, per esempio, un canale di interlocuzione continua tra Parlamento e istanze mondo scientifico. Come? Ci dobbiamo ragionare sopra, è un tema molto, molto importante, così come, perché su questo, diciamo, dobbiamo essere molto chiari e dirlo con molta efficacia, cioè la distanza del Parlamento dalla regolazione di questi temi è amplissima, cioè il Parlamento arriva su questi temi quasi praticamente mai, è uno dei motivi per cui il Parlamento non è della partita. Probabilmente è dovuto anche al fatto che in Parlamento le istanze scientifiche non hanno un canale continuo che di dialogo, per dirla con Irti, i nomodotti, no? Cioè i nomodotti che alimentano con informazioni scientifiche la decisione parlamentare, anche a livello, per esempio, governativo. C'è una grandissima confusione, no? Alcuni ministeri hanno il loro organo tecnico-scientifico di riferimento, ma alcuni sono configurati come enti autonomi di ricerca, quindi se vogliono forniscono pareri ai ministeri, altri invece sono configurati come organi di supporto. Quindi ci sarebbe, diciamo, da fare, per esempio, in questa direzione anche per fare in modo che le informazioni scientifiche arrivino al governo con canali stabili. Questa, diciamo, osservazione la subiamo in maniera drammatica, la viviamo negativamente in maniera drammatica durante la pandemia. Il governo ha dovuto nominare non so quante task force e in particolare il comitato tecnico scientifico istituito presso la protezione civile per la gestione dell'emergenza, e senza queste istituzioni nominate ad hoc
queste informazioni al governo non sarebbero arrivate, perché non ci sono, o quando ci sono non si utilizzano gli organismi tecnico-scientifici. Per esempio, molti dicono nel comitato tecnico-scientifico mancano statistici, ma perché il governo non usa l'Istat, per esempio, no? Quindi diciamo c'è molto da fare. Non so se la direzione è solo quella di cambiare la Costituzione, molto c'è da fare secondo me anche a livello di regolamenti parlamentari, di normazione primaria, che secondo me là è il vero problema di questo paese. E poi diciamo anche un adeguamento illuminato della Costituzione potrebbe secondo me, riformista, e potrebbe aiutare. Grazie. Allora io ridò la parola a Paola Bilancia, abbiamo già lanciato gli spunti per l'anno prossimo, però non hai il microfono acceso. Dibattito da svolgere in altra sede. Io ringrazio tutti, non so come ringraziarvi, siete stati veramente validi e anche ci avete fatto capire cose, cioè, parlo per l'ingegnere d'acquisto che avrebbe potuto non farci capire niente, invece ci ha fatto approfondire questo settore, e naturalmente anche gli altri colleghi, Iannuzzi, che ha approfondito tutte le tematiche giuridiche. Marco, dovresti essere soddisfatto di aver organizzato una round table quasi così bella, così vivace e così intelligente. Speriamo allora che però in futuro ci siano più ingegneri informatici nella formazione. Non facciamoli laureare in lettere o in giurisprudenza. Grazie a tutti e alla prossima occasione. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie.